amici, come state? Bentornati sul canale. Oggi un'inquadratura strana, perché dal basso ho piazzato il mio telefono in una maniera un po' strana, così. Non lo so se verrà bene questo video, però oggi teniamolo così perché non so come metterlo se no questo cellulare. Allora, questo è un video spesa, sono stata al supermarket a fare un po' di spesetta e quindi vi faccio vedere quello che ho comprato perché lo so che vi piace un po' curiosare nelle mie borse qua della spesa. Allora, vi faccio vedere la prima cosa che ho comprato, indispensabile. Sono le patatine, e queste sono delle patatine molto ma molto buone, strane perché sono al cheddar, che è un formaggio che ha un buon sapore, questo è il cheddar quello un po' stagionato, quindi con poi le cipolle, quindi una cosa proprio leggera, però sono sfiziosissime queste patatine. Poi ho preso una confezione di questo, che è il formaggio, il cottage cheese, sono tipo i fiocchi di latte, come lo yucca, e a me piace, questo qua è, ha molte proteine ed è con pochi grassi, quindi un buon tipo di formaggio. Se volete stare un pochetto a dieta, io sto cercando ma è impossibile. Non riesco. Ho comprato degli asparagi, questi sono degli asparagi che vengono dal Perù, insomma me li faccio lessi con un po' di olio, un pochetto di limone. Ho poi preso un trancio qua di salmone, questo è il filetto di salmone che io faccio al forno, semplicemente con un pochino d'olio anche qua e ci mangiamo il salmone. Poi questi qui che sono un'altra cosa indispensabile, cioè in dispensa bisogna avere sempre i marshmallow, questi giganti enormi, perché su Amazon ho comprato quella torcia che serve per caramellare, non so, le meringhe, e va benissimo per caramellare, insomma per bruciacchiare il marshmallow e poi papparselo, e io sono molto golosa, quindi mi faccio lo spiedino con i marshmallow, poi lo bruciacchio e me li mangio, oppure sono molto buoni nella cioccolata calda, ce li buttate e via. Il pane, questo è il pane Hovis, e questo è il pane con 50 calorie per slice, per pezzettino, perfetta. E vabbè, cerchiamo dove possiamo di contenere le calorie. Poi ho preso le banane, ecco qua, un po' di banane. E io queste le utilizzo per i biscotti, per il banana bread, oppure me le mangio così, vabbè. Poi ho preso i tortellini, ho comprato due confezioni di tortellini di Giovanni Rana, mi piacciono molto. Questi qua sono quelli con il prosciutto e la mozzarella dentro, buoni, prosciutto cotto e mozzarella, e quest'altro invece sono quelli con il, come si dice, il petto di pollo e la pancetta. Sono due gusti che, sfiziosi, buoni. Non lo so se in Italia ci sono questi gusti qua un po' particolari, un po' strani, un po' inglesi. Poi, questi qua sono i funghi, faccio vedere, qua, sono i funghi ripieni con il formaggio, il cheddar sempre, che qua è usatissimo. Poi c'è in mezzo anche il salame, il chorizo. E poi non lo so cosa ci sono, c'è la cipolla, ci sono un pochetto di peperoni, insomma questi sono buoni, si fanno al forno e sono, possono essere un contorno, anche un, cioè a volte io li mangio insomma come piatto principale e poi ci metto altri contorni insomma di verdure. Poi ho preso, vabbè, qua la lattuga insalata, io mangio questa, l'iceberg, lo sapete, la vedete in tutti cosa mangio in un giorno. E poi ho comprato le fragole, lo so, non sono di stagione, ma sono super super dolci. Queste vengono dalla Spagna e ho capito che forse fa da tanto caldo in Spagna, perché non sono quelle di serra acquose che non sanno di niente, sono proprio buone. Sarà che quest'anno ha fatto caldo insomma nel sud dell'Europa, e quindi. E poi ultima cosa,
queste, che sono le crepe. Queste mi sa che ve le ho già fatte vedere in un cosa mangio in un giorno. Queste sono delle crepe avvolte con il cioccolato in mezzo, si mettono al microonde 10 secondi e ve le mangiate, sono buonissime, e quindi io non ho potuto fare a meno di ricomprarle. Quindi cerco di fare la dieta, però poi io vengo, insomma, così solleticata da tante schifezzine e non riesco a resistere, quindi io la mia dieta è rimandata, lo so. Poi ho comprato anche dell'acqua minerale, qualche bottiglia, comunque questa è la solita acqua minerale che mi vedete sempre bere, perché qua l'acqua del rubinetto io non la riesco a bere, è troppo dura, mi dà fastidio, insomma non mi piace. E adesso in bagno, per esempio, per i capelli, perché mi si seccavano tantissimo e compagnia, ho messo dei filtri e credo che stiano funzionando. Insomma, voglio parlare un po' di queste robe che ho comprato da ultimo su Amazon, perché ho fatto un sacco di acquistini low cost, cose che non costano tanto e che comunque funzionano. Però spero di riuscire a girare questo video, perché è da tanto che lo volevo fare questo video, lo volevo fare prima di Natale, perché avevo detto vabbè, sono cosine carine, si possono anche comprare come regalini, ma non ho avuto tempo e adesso mi devo organizzare un po'. E insomma, voi continuate a seguirmi, le ricette le sto mettendo sempre, e sto mettendo sempre anche cosa mangio in un giorno, quelli sono brava, sono puntuale. Spero di riuscire a pubblicare anche altri video, perché mi piace chiacchierare, insomma, farci un po' di compagnia. Io adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che non sia stato noioso, sia stato abbastanza veloce. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando commentate, iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Io devo cambiare inquadratura, perché questa è un po' faticosa, perché devo stare così, quindi la prossima volta mi vedrete meglio, insomma, spero. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.